Oggi, 13 settembre, festeggiamo San Maurilio, vescovo morto nel 453. Una carta geografica sulla quale fossero tracciati i grandi itinerari della santità sarebbe certamente molto complessa, ma anche estremamente suggestiva. Con un solo sguardo, darebbe una chiave per l'interpretazione della vita spirituale di ogni secolo è un quadro delle vicende religiose di ogni paese. Si vedrebbero le zone di influenza e le direttive di penetrazione dell'esempio dei santi maggiori, i quali formerebbero, nell'immaginario mappamondo, i meridiani principali. Si scoprirebbero inaspettati paralleli tra terra e terra, secolo e secolo, e si potrebbe facilmente fare il punto spirituale di ogni avvenimento della nostra storia. Ad uno spunto di questo genere ci porta il nome di San Maurilio, che ricorre oggi. I due santi di questo nome hanno tracciato infatti sulla carta geografica, a distanza di 600 anni, due linee parallele, ma inverse. Uno fu un monaco benedettino che dalla nativa Francia, verso il 1050, scese in Italia per seguire il proprio ideale di solitudine. Visse infatti da eremita e prima di ritornare nella sua terra fu abate dell'antichissima abbadia benedettina fondata a Firenze dalla contessa Willa, che ancora innalza accanto alla severa torre del Bargello il campanile traforato e cospidato sopra i tetti della città medievale. Esattamente inverso fu il cammino del più antico San Maurilio, festeggiato oggi. Egli era nato in Italia, a Milano, da famiglia patrizia, ed anch'egli entrò in un monastero, subendo l'influsso e l'insegnamento di Sant'Ambrogio, arcivescovo di Milano, che rappresentava uno dei grandi meridiani spirituali del suo tempo. Nella Gallia, un altro meridiano spirituale era rappresentato da San Martino, vescovo di Tours. Maurilio passò così da meridiano a meridiano per porsi sotto le direzioni del vescovo francese. Questi avrebbe voluto trattenerlo presso di sé, se anche questo San Maurilio non si fosse sentito chiamare dalla vita solitaria. Abbandonò perciò anche San Martino e si ritirò nei pressi di Chalonnay. La sua fu però una solitudine operosa, ricca d'apostolato, di predicazioni, di miracoli, di conversioni. Sul monte da lui scelto come dimora si innalzava ancora un bianco tempio pagano. I fedeli, adorni di ghirlande, vi portavano le offerte sacrificali e i doni votivi. Come già il profeta Elia aveva fatto davanti ai sacerdoti di Baal, anche San Maurilio invocò il fuoco del cielo per annientare il falso santuario e confondere gli idolatri. E il fuoco del cielo cadde, cancellando il bianco tempio pagano sulla vetta della verde collina. A Chalonnay, San Maurilio passò 40 anni e la fama della sua santità si ingigantì. Non sorprende perciò che quando la sede vescovile d'Angers restò vacante, popolo e clero muovessero incontro a San Maurilio, convincendolo ad accettare la sacra unzione. Quando il vescovo entrò nella cattedrale d'Angers, una candida colomba si posò sopra il suo capo a indicare
che il prescelto del popolo e dal popolo era anche l'eletto del Signore. San Maurilio, che morì vecchissimo nel 453, fu vescovo per 30 anni. La sua attività fu costellata di miracoli, morti risuscitati, ammalati guariti, pagani prodigiosamente convertiti, nemici improvvisamente placati. Durante il suo episcopato, scrissero più tardi gli storici, i granai traboccavano di grano, le cantine di vino, le guerre erano cessate e tutto il popolo era pieno di carità e di alte virtù. Queste parole furono scritte dopo che le invasioni barbariche avevano portato in Francia guerre e rovine, vizio e carestia, lasciando il rimpianto per la pacifica vita dell'ancor prospera provincia imperiale. Eppure, nella loro ingenuità, commentano efficacemente l'Episcopato di San Maurilio come una sorta di età del loro, non vagheggiata dai miti pagani, ma fiorita nelle anime per le opere appassionata dei vescovi e dei santi. Oggi festeggiamo anche Santi Macrobio e Giuliano, martiri nel IV secolo, Sant'Amato, abate, morto nel 630, Sant'Edvige, abbadessa, morta nell'887, tutti i santi del paradiso pregate per noi. Amen. Emite agnum dominatorem te.